come può un qualcosa di così bello morire? Una piaga sta devastando queste terre, ma l'albero della vita è ancora in piedi, anche se per quanto. La fine sta arrivando per il mondo nuovo. Le tribù sono divise, in cerca di qualcuno abbastanza forte da unificarle o debellarle per sempre. Questa è una storia dall'inizio insolito, quindi aspettiamoci un finale altrettanto stravagante. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo gameplay, a questo nuovo let's play qui con RanaGamer83. Finalmente, dopo tanto tempo, giochiamo a Biomutant, perché era da tanto che lo stavamo aspettando e ora finalmente è una realtà. Quindi vi ringrazio per essere qui e io direi, senza tanto cianciare, iniziare subito a giocare, perché abbiamo aspettato tanto, direi che non dobbiamo aspettare oltre e via. Ti do il benvenuto in Biomutant. Allora, vediamo prima le impostazioni, vediamo come italiano parlato, ok? Dialoghi automatici, dimensioni, indicatori missioni, danni, ok, attività, bussola, ok. Poi visuale, campo visivo, movimento, ok, comandi. Vabbè, i comandi li impareremo strada facendo. L'audio. Allora, direi la musica, abbassiamola un po', non di tanto, ma facciamo 50. Effetti sonori, va bene. Suoni ambientali, facciamo 90. Interfaccia utente, parlato 100%, discorsi incomprensibili, facciamo 90. Non so cosa siano, ma vabbè. Narratore 50%, ok, sottotitoli sì, ok, poi video, schermo intero, bla bla bla. Altre cose che, ok, combinazioni comandi, ok, salto A, B, schivata, ok, ricordiamocelo, LS corri, sì, tenuto premuto, perfetto, corpo a corpo X. Ricarica RB, ok. Parata LB, Kung Fu, il mio Kung Fu. E interazioni, oggetti consumabili, bla bla bla, ok. Per il resto poi ce lo dirà, penso, il tutorial, ok. Indietro, poi vediamo se ha mantenuto l'audio, ok. La musica io direi anche 60 a sto punto, perché io la sento bassa, ok. Impostazioni, riconoscimenti, abbandona, no? Nuova partita, ragazzi, si inizia. Ah, medio, facile, difficile, direi medio. Finalmente. Codifica il tuo DNA. Ok, perfetto, si inizia. Allora, Primal. I Primal sono un'agile razza antropomorfa, degli ibridi la cui mutazione genetica ha conferito loro agilità, sì, come una casa. Loro agilità e sveltezza al costo di un intelletto sottosviluppato. Direi che io il mio lo voglio molto intelligente, quindi questo qua lo possiamo anche escludere. Dumdum sono la razza antropomorfa meno sviluppata. Una variante ibrida che compensa la mancanza di prestanza mentale. No, quindi questo lo eliminiamo. I Rex sono una razza antropomorfa straordinariamente sviluppata. Gli ibridi reietti con un DNA speciale che li rende adatti tanto alle sfide fisiche quanto a quelle mentali. Questo qua è equilibrato. Non mi interessa. Gli Ila, bruttissimo. Sono una razza antropomorfa rigenerativa, degli ibridi la cui mutazione genetica ha conferito loro forza e resistenza straordinarie. Non mi interessa. I FIP sono una razza, madonna che brutto, un intelletto evoluto, non so se mi piace. Il loro gene è direttamente interconnesso al potere del Ki, che amplifica a dismisura le loro abilità psioniche. Ah, dentone questo. I Murgel sono la... non ti grattare. I Murgel sono la definizione di razza idealizzata. Il loro lignaggio evolutivo ha seguito una direzione in cui forma e apparenza hanno prevalso sulla funzionalità. Ma...
Io direi, vabbè, lo voglio intelligente, a scapito del bruttino però, eh. Questo è il più carino, però è proprio scimmio. Scimmione, no? Ah, fitto. Scegli gli attributi iniziali del tuo personaggio. Per una spiegazione più dettagliata degli effetti di ciascun attributo, premi. Premi Definisci la tua struttura questo. Ok. genetica. Ok. Allora, quindi intelligenza e carisma. Intelligenza, agilità e carisma. Sì, però è bruttino, ragazzi. Proprio brutto. Ma scusa, Codifica il tuo DNA. se io scelgo lui. Definisci la tua struttura genetica. E poi divento intelligente comunque. Con le orecchiette, ci allungano le orecchie con l'intelligenza, spettacolo. Carisma? No, agilità e intelligenza. Però il carisma ci serve, ragazzi, secondo me. Quindi direi di buttarci su carisma e intelligenza. Perché? Perché ci servirà. Perché se dobbiamo parlare con le fazioni, io direi che il carisma serve tanto. Ok, io direi di buttarci qua. Ok. Ah, Scegli confermo. una resistenza genetica. Allora, al freddo, al biorischio, alla radioattività. Però non mi cambia il per. Ah, sì, mi cambia la manina. Al calore. Lo voglio verde. Un po' verde e un po' al freddo. Ok, qui. Scegli lo stile della tua pelliccia. Oh, anche lo stile della mia pelliccia. Vediamo. Vediamo. Questa è bella. Questa è carina. Nella mia pelliccia. Così carino, però non tanto. Però dicevano che si poteva anche decidere il sesso, ma qua io non vedo se è maschio o femmina. Quindi direi che non si può fare. A me piace questo, se no c'è anche questo. No, lo preferisco con un occhio così. Così mi piace. Scegli il colore principale. Rosa? Sì, ragazzi, beh, Scegli il certo. colore secondario. Aspetta. Scegli il colore principale. Aspetta, ma qua posso andare avanti? Ah, luminosità è così, ok. Se io la volessi rosa, ok, rosa. Scegli il colore secondario. Rosso? No, non mi piace. Scegli il colore principale. Sì, abbiamo capito. Allora facciamolo bianco Scegli il colore secondario. e facciamolo rosso. Così. Rosso è bello, però arancio. Sì, rosa, ok. Scegli una classe. Posso girarlo? Sì, ok. Ah, no, non volevo. Allora, tiratore. Comando. Amica, comando. No, non mi piace il comando. Psicofolle. Psicofolle. Sabotatore. Sentinella. Sabotatore. Tecnica abidestrismo, corpo a corpo. Equipaggio due differenti armi, corpo a corpo e una zampa per brandirle entrambe. È carino, Psicofolle. ma. Nel comando associato la scintopalla. Scintillo palla. Per attivarla. Scaglierai la palla nella direzione verso cui sei rivolto, infliggendo il danno al nemico colpito. A me piace lo psicofolle, quasi quasi. Eh sì, è psicofolle. Hai scelto psicofolle. Sì, esattamente. Però ce l'ho lo stesso la pistola, quindi va bene uguale, chi se ne frega. Ah! Può andare. Per spostarti in avanti usa Una LS. creatura dal passato tormentato, trascinata sotto i riflettori di una storia già cominciata. Eccoci a un crocevia. Scegliere la propria strada è come trovarsi a un bivio. Puoi decidere di imboccarlo oppure smettere semplicemente di vivere. Vabbè, non esageriamo. Per te non è un ordinario crocevia, ma una scelta. Ok.
un riflesso del Ki, l'energia primordiale che scorre attraverso tutte le cose. Scelgo il blu della luce, colore della libertà e della lealtà. Scelgo il rosso dell'oscurità, colore della No, libertà e lealtà. Mi presento, sono la metà più pura e luminosa di te, o per meglio dire, la tua voce interiore. Un eco di equilibrio e un costante promemoria delle conseguenze delle tue azioni. Hai ragione, sono un tipo radioso. Sembra che tutta questa luce ti abbia offuscato la mente. Finirai per cambiare idea un giorno. Magari sì, però adesso no. Alla fine si raccoglie quello che si è seminato. Quindi è sempre meglio seguire i propri istinti. Non puoi resistere alla tua stessa natura. E su questo. La tua natura? E io che pensavo che stessimo seguendo la selezione naturale, la sopravvivenza del più forte, tutte quelle storie. Se non è istinto quello... La selezione naturale è una questione di evoluzione e di progresso. Con la giusta quantità di luce, l'oscurità non potrà che sparire. Boh, mi abbiamo dato un bel calcio di coda. Quindi? Oh, aura vaga luce. Dove andiamo? A destra o a sinistra? Andiamo di qua. A destra è la strada maestra. Ah, anche rima. Però io voglio andare piano. Video. Cosa c'è qua? A te pareva. Storie di morte e di corpi abbandonati. Ci ricordano che siamo alla mercé della natura e delle creature che si nutrono dei propri simili. La carne del mangiacarne. Ricordi la bestia che distrusse la tua famiglia? O hai forse scelto di dimenticare? Hai voltato le spalle al nostro mondo, perdendoti nel tuo. E intanto la forza del predatore aumentava. Chi cazzarola c'è dietro? Già vedo delle ombre strane, per pareva. Oh oh, siamo già nella cacca. Non vedo. Non vedo. Ai. L'ho fatto, non rompere. Per fissare scatto della pantera. Via. Ai. Mi fa male. Parata. Ah, LB, parata. LB. Aia, però non c'ho niente per parare, porca vacca. LB. Aia! Però se non faccio la parata non mi fa andare avanti. Facciamo sta parata. Aia! Sto morendo. Sto morendo come un pirla. E non mi fa fare la parata, ragazzi. Sono senza... Allora, però scusa, se non faccio la parata... Ok, l'ha fatta. Alleluia. Ok. B e X. B e poi X. X e B. Ok. Mamma mia. Non mi fa fare la parata. Mi conviene fuggire. Ah sì? Non è il luogo né il momento per porre fine a questa storia. Ok. Fuggiamo, che ti devo dire? Fuggire. Sopravvivere per combattere un altro giorno. La scelta migliore. Speriamo che quel giorno non ti colga di sorpresa. Il predatore non è l'unica minaccia. La fine dei tempi ha causato una mutazione nella fauna e l'inizio dell'agonia dell'albero della vita. Ma mo sono presi nella merda.
Muoviti verso un nemico per prenderlo di mira coi tuoi attacchi corpo a corpo. Punta la visuale verso un nemico per prenderlo di mira coi tuoi attacchi a distanza. Ok. Per ricaricare la tua arma a distanza, premi RB. Per usare un'abilità, premi il comando associato mentre tieni premuto LT. Ok. Tieni premuto il comando di selezione delle mutazioni, poi premi il comando associato per lanciare una sfera fulminante di energia chi che danneggia tutti i nemici che colpisce. LTY. Vabbè. Oh, basta! L'energia chi viene utilizzata per schivare, usare le munizioni e effettuare attacchi speciali. Non è possibile compiere queste azioni quando l'energia chi è esaurita. L'energia chi si ricarica durante e fuori dal combattimento. Ok. Aia. Sforaccali tutti. Comunque, forse una spada era meglio, sai. Forse ho fatto una cazzata. Sforaccali tutti il cazzo. Non c'ho più armi, porca puttana maledetta. Non c'è più. E allora come faccio qui? Porca vacca. Sì, ma che... Ma porca vacca. No, stai lontano. Ti serve più energia chi? Sì, infatti. Allora come minchia faccio però? Però qui, ragazzi, cosa... Ah! Non c'ho più armi. Ma gli posso tirare un calcio, porca vacca. Non ho capito come si tirano i calci, ma vabbè. Oh, sono un ninja, ragazzi. Ah, ok. Questo è morto, vaffanculo. Dov'è? Non li vedo. Dove sono? Ah! Non lo vedo, dov'è l'altro? Ce n'è ancora uno. Ok. Apri la porta in fondo ai corridoi. Devo prendere qualcosa? C'è qualcosa di interessante? Ragazzi, sono diventata un ninja praticamente. Dunque, no, ma non ho una spada qualcosa? Aspetta, eh. Ah no, questo qua è... mostra leggenda, missioni... Centra sul giocatore, ok. Pezzo di indicatore, no, niente. Personaggio, attrezzatura. Vediamo un po'. Attrezzatura. Le icone circolari rappresentano le parti del corpo che puoi potenziare. Ok. Inventario, non c'ho nulla. Madonna santa. Dovevo farmi missa. Sono nudo. Mi sa che dovevo prendermi un'arma. Vabbè. Faremo lo stesso. Moriremo sicuramente. Però vabbè. Cosa c'è? Ah, qui. Andiamo. Hai trovato una scorta di medicinali. Queste sacche contengono oggetti in grado di curarti. Ok. La tua salute si rigenera automaticamente durante i combattimenti. Dovrai usare degli oggetti consumabili o trovare metodi alternativi per curarti. Posso prendere quello che c'è dentro? L'ho già preso? Cosa c'è? Oh là là. Oh. Energo pacchetto medio. Ok, raccogli. C'è nient'altro? No. Allora. Perché non mi dà... Non mi fa prendere niente qua dentro? Ah, ma l'ho già preso forse? Non lo so. Di qua cosa c'è? Ah, di qua sono arrivata, mi sa. Ah, ma qua c'è ancora della roba. Ok, scusate. Oh, bene. Modulo elettrico, raro e elettrizzante decente.
Hai trovato un accessorio speciale, aggiungilo alla tua arma di Sansa e infliggerai danni aggiuntivi di un tipo speciale finché non finirai le munizioni. Chiudi con cura quando utilizzarli, alcuni nemici sono resistenti o vulnerabili a determinati effetti. Equipaggio. Raggiungi l'accessorio selezionato dal menu rapido degli oggetti per aprire il menu, tieni premuto pili. Ok. Boh, non lo so. Ah, vedi, adesso me lo fa aprire. Ok. Prendi tutto. Tieni premuto il comando del menu selezione rapida e scegli una banda per usarla. Ma a me non serve perché sono super sana ormai. Aggrappati bene e parti. Sì, c'è bisogno di dirlo, però vabbè. Sono contenta che... Aspetta. Non c'è niente, vero? No, ok, possiamo andare di là. La ecco. Morchia oleosa è dappertutto. Per molti, un presagio di morte. Aia, aia, aia. Altri però sono riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente. A cambiare insieme a essi. Aia, aia, mi stanno massacrando. Ricca di sorprese. Ricordo di parare gli attacchi quando un nemico sta attaccando. È un'icona a forma di fulmine lampeggia sulla sua testa. Premi LB. Ho capito. Aia, non so schivare, ragazzi. Più forte di me. Sto stronzo di merda. Ah, ho sbagliato. Ti serve più energia. Lo so. Ok. Ti è rimasta a metà salute. Vabbè, ma non mi mettere l'ansia, porca puttana. Oh, mi ha preso, bastardo. Cura rapida. Ah, la pistola ce l'ho! Porca miseria. Ah, ok, vedi. Madonna santa questo. Mi piace più il corpo a corpo, ragazzi. È morto? Ok. Bene. Puoi ottenere oggetti curativi dai nemici sconfitti. Per saccheggiare, avvicinati al nemico sconfitto e premi Y. Ricordati di usare gli oggetti curativi quando la tua salute scarseggia. Per selezionare l'oggetto tieni premuto, valba. Ok. Y. Oh, bene, cos'è? Rigenerazione salute, durata. Ok. Prendi tutto. Ok. Quello cos'è? Non si può andare, mi sa che mi ammazzano. Altre cose? No. Ok. Va bene. Qui si corre. Ok. No, altra gente da ammazzare, che palle. Bastardo la merda. Madonna santa, questi qua quanto sono duri! Dove sono? Ah. Ti è rimasta a metà salute. Lo so, ragazzi, però non mi rompere il cazzo così. No, mi ha preso, bastardo. No, però dovete lasciarmi in pace, qua. Dovete lasciarmi in pace voi. Hai capito? Ma dai! Ammazzalo sto coglione! No, ti così... serve più energia a chi? Allora che palle! No, mi ha preso di nuovo, bastardo! E lo eviti per piacere! Dai, su, ammazzalo! Ok, l'abbiamo ammazzato. Ah, rallenti pure, fantastico. Ok. Ok. Ci siamo. Qua possiamo prenderci della roba. Ok. Bell'impasto. Perfetto. Prendi tutto. Ragazzi, questo qua esplode, ma io non ho avuto il tempo di farlo con le pistole. Non c'è nient'altro da prendere, penso. Aspetta, di qua cosa c'è?
Basta, ammazzare gente. Avete rotto i coglioni. Esplora il tunnel. C'è nient'altro qua, no? Ok. Carina che sono, Rosa. Ok. Next, per pare. Faccia puttana. E quindi? Alcuni nemici sono protetti da scudi che dovrei distruggere con attacchi corpo a corpo prima di poter infliggere danni al nemico. Ok. Aia! Vabbè, corpo a corpo, però come cazzo faccio? Porca puttana! Allora, il corpo a corpo non funziona molto bene, perché non vedo. Ah, ok, ok. Perfetto. Com'è già la... Ah, così, così. Non mi ricordo mai. Aia! Potevo evitarlo, in effetti. Non ho più quasi, ma fanculo. No, 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 dai, ti prego. Cura, cura. Ok. No, bastardi. Merda, c'è schifose esseri disumani. Allora. Non ce l'ho più il cazzo di Buddha. Perché mi devono massacrare così? Porca puttana, adesso muori, eh. Adesso muori, perché mi hai rotto veramente il cazzo. Dov'è l'altro coglione? Deve morire anche lui. Muori? Ok. Sconfiggi i nemici e completa missioni per guadagnare experience. A ogni passaggio di livello potrai incrementare di 10 uno dei tuoi attributi. Otterrai un punto per utilizzare da utilizzare per sbloccare tecniche nei menu Kung Fu, Wung Fu e benefici. Per accedere al menu, premi bla bla. Livello 2. Oh, bene. Siamo a livello 2, ragazzi. Possiamo raccogliere qualcosa prima qua? Sì, sì, sì. Ok. Prendi tutto. Reagisci. Carino. Prendi tutto. Oh, ok. No, ho sbagliato. Questo. No. No, era giusto questo. Oh, signor. Quando sali di livello, puoi migliorare un attributo a tua scelta di 10. Scegli dalla lista l'attributo che desideri migliorare. Forza, intelligenza, agilità, carisma, fortuna. Vitalità. Ogni passaggio... Forza, intelligenza... Per adesso vitalità. L'aria fresca ti ha fatto bene. Sì, infatti. I punti potenziamento possono essere ottenuti salendo di livello. Utilizzali per ottenere nuovi attacchi speciali e benefici. È ora di sbloccare il tuo primo attacco speciale. Seleziona combattimento ravvicinato o combattimento a distanza per sbloccare il primo attacco speciale. Ravvicinato. Senza armi. Perfetto. Zampa fantasma. Scatto della fenice... Deformazione delle nocche. Però vabbè. Zampa di Axur. Direi che io sono abbastanza forsennata. Quindi magari 5-5. Sì. Sì, sì, sì. Zampa fantasma? Sì, sì, questa. Non posso? Ah, questa ce l'ho già. Ah! Concludi una concatenazione corpo a corpo senza armi con una presa con lancio e un pile driver. È un attacco speciale che riempie un'icona super Wung Fu dopo aver colpito un nemico. Sequenza di missione. XXY. Questo è XXX. AX. BX. X. Ok. Ok. Ora puoi effettuare l'attacco speciale quando la tipologia di arma corretta risulta equipaggiata. Sblocca nuovi attacchi e combinali fra loro per raggiungere lo status super di Wung Fu. Yeah. Questo non possiamo ancora farlo. Ok, perfetto. Ok. Spara e scivola con B. Ok. Ok, ok. Qui ce li guardiamo bene dopo.
Ottieni altri punti potenziamento e investili sui benefici. Ok, vabbè. Fai tornare indietro? Grazie, vorrei continuare il gioco? Grazie. Esamina la porta. Vediamo un po'. Guarda! Un kit d'emergenza del mondo che fu. Una vera rarità. Buono. Mi interessa. Prendi tutto? Ok. La sala pompe. Ah, devo tornare fuori? Oh, vedi. Ok. Oh. No, stavo guardando come si prende l'arma, ma adesso in questo momento non mi serve. Vabbè. C'è nient'altro, vero da guardare qua? No, ok. Ok. Quel tubo sembra fragile. Occasione ideale per usare il pinzartiglio. Ah. Ok. Tra poco potrai effettuare uno dei tuoi attacchi speciali. Quando un attacco speciale è pronto, comparirà un'indicazione nell'angolo in basso a destra dello schermo. Premi il comando indicato per scatenare l'attacco speciale. Non ho capito un cazzo. Sti tutorial a me fanno venire l'ansia. Wow! È il momento di trovare una via d'uscita. Dico davvero. Lo so. Chi lo dici? Com'è il salto? Salto da coniglio. Ups, forse ho sbagliato. Non dovevo fare sta cosa. Sono morta, vero? Mi sa di sì. Mi sa che sono belle che inzuppata di merda. Checkpoint. Allora, riproviamoci. Abbiamo capito che saltare in mezzo a quella melma non va bene. Te pareva. Sai che sono morta di nuovo, sai? Energia al massimo, ok. Non sono morta, ok. Però io i salti naturalmente non sono capace. C'ho il ditino strambo io. I Mork utilizzano i propri multi organi per produrre boli di biomassa. Madonna. Che perdono se sottoposti a stress. Questi boli modificano i filamenti codificanti delle cellule degli esseri viventi. Sì? Anche i cuori. Madonna, che figata questo! Che bello! Faccio un casino sta cosa. Aia! La zampa indicibile è bellissima, ragazzi. Hai assorbito Bio Blob. Puoi utilizzare questi punti per sbloccare mutazioni. Raccogli Bio Blob sconfiggendo i Mork e trovando i contenitori in giro per il mondo. Ok. Puoi usare Bio Blob per sbloccare poteri speciali in qualsiasi momento. Per farlo vai alla sezione mutazioni del menu. Va bene. Per adesso ci accontentiamo. Aspetta, vediamo se dobbiamo raccogliere qualcosa qui intorno. No, non c'è niente da raccogliere. Direi che possiamo andarcene. Ok. Ok, salta da solo, eh. Si avvicina e salta da solo, fantastico. Ok. Perfetto, interagisci. Ok, siamo arrivati qua. Aspetta, c'è qualcosa qui? No. Salvataggio in corso. Va bene. Per sfuggire alla catastrofe imminente, la Toxanol costruì immense imbarcazioni, chiamate Arche. Era forse già troppo tardi? Dallo studio dei registri di volo recuperati sull'unica arca rimasta, sappiamo che le altre partirono verso l'infinito e oltre. I nostri precursori, a quanto pare,
non rinunciarono mai a trovare una nuova casa per se stessi e i propri simili. Bene. Non c'è niente qua, vero che ci puoi... No, non c'è un cazzarola di niente. Questo V. Ok, qua. Allora, hai trovato un rompicapo? Ce ne sono parecchi in giro per il mondo di gioco. Alcuni aprono nuove strade, altri offrono ricompense di vario tipo. Per cambiare il nodo selezionato, usa LS. Per ruotare il nodo, premi LBRB. Il numero di rotazioni a tua disposizione... Più alta è la tua intelligenza, più mosse avrà a disposizione. Per risolvere il rompicapo, devi ruotare ciascun nodo fino a trovare la posizione corretta. Terminare le mosse a disposizione potrebbe avere delle conseguenze. Ok. Quindi io sono intelligente, quindi allora... Ruota. Ah, esplora così, ok. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. L'ho già fatto. Non ci credo. Esistono poche testimonianze della catena di eventi che in quei tempi remoti portò alla grande apocalisse. Ma una cosa è certa. Il mondo non aveva idea di quanto profondamente sarebbe stato colpito dalle pratiche sconsiderate della Toxanol Corporation. L'estrazione di terre rare e gli impianti nucleari produssero tonnellate di scorie che la Toxanol, dimostrando una notevole miopia, interrò in immense discariche fino a esaurire lo spazio a disposizione. Fu allora che fecero l'errore più grosso. Cominciarono infatti a scaricare le scorie tossiche nella spuma a poca distanza dalla costa, convinti che si sarebbero disgregate col tempo. Avevano ragione, ma non erano pronti ad affrontare ciò che avevano scatenato. Le radiazioni interferirono con il codice genetico della fauna sottomarina, causando bizzarre mutazioni nelle generazioni successive. L'impatto, a livello di ecosistema e biodiversità, fu inimmaginabile. La natura contrattaccò e il mondo intero andò in pezzi. Niente sarebbe più stato lo stesso, e quel che ne restava divenne la nostra casa. Bene, io direi che con questo bel riassuntino di che cosa è successo nel mondo del nostro amico Furetto, possiamo concluderla qua per stasera. Io direi che possiamo anche continuare la prossima volta, tanto c'è tanta carne al fuoco, mi piace un casino. Concludiamo qua il nostro primo gameplay di Biomutant, come volete, pronunciatelo come volete. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa serie e vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale, cliccare la campanella e cliccare il mi piace. Mi raccomando, la campanella attivatela, perché così potete seguire le nuove uscite di Biomutant, di cui farò tutta la serie. Bene, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e vi rimando alla prossima puntata. Ciao da Rana Gamer 83.